Divinità sportiva lo era già Federica Pellegrini, da questa mattina è divina anche per il mondo della solidarietà. L'olimpionica di nuoto, infatti, a Napoli da 3 settimane per partecipare all'International Swimming League nella piscina Scandone, è stata scelta da Jacked come testimonial per la consegna di 20 borse di studio ai bambini, seguiti da 4 associazioni che operano sul territorio. Devo dire che ringrazio Jacked per questo avvenimento, per questo evento di oggi, perché è importantissimo unire comunque lo sport, comunque dare la possibilità a tutti i bambini e a tutti i ragazzi di poter fare sport. No, io penso che comunque le strutture sportive ci sono, è logico che bisogna cercare di avvicinare tutti i ragazzini allo sport in qualsiasi situazione essi si trovino, quindi questo è importante. Napoli sicuramente non è una città facile, ma questo lo sapevamo anche prima di venire qui, quindi sono le cose come oggi che secondo me muovono tanto, sia a livello proprio di invogliare i ragazzini a fare sempre più sport, sia come aiuto invece agli altri che vorrebbero farlo e non possono. Nuotare per credere, il titolo dell'evento che si è svolto nel foyer del Teatro San Carlo di Napoli. Per i bambini l'iscrizione al corso di nuoto di un anno, un kit composto da zaino, occhialini, cuffia e accappatoio. Sul palco con Federica Pellegrini a consegnare le borse di studio i rappresentanti delle associazioni, gli organizzatori dell'iniziativa, Francesco Tripodi, direttore generale di Miriade ed head of brand di Jacked, Raffaele Carlino, presidente di Miriade e del Napoli Calcio Femminile, e Marco Aloi, head of local organization dell'International Swimming League. Lo scopo è quello di fare del bene, di fare solidarietà e di ricambiare un territorio che ci dà tanto con quello che possiamo fare al massimo delle nostre forze. Lo scopo è anche dare degli esempi, infondere energia positiva, dare a dei ragazzi la possibilità di guardare oltre quello che vedono all'interno delle loro realtà e quindi magari avere degli obiettivi che potrebbero cambiare la loro vita e il loro punto di vista. Ben vengono queste iniziative, noi cerchiamo di sponsorizzarle sempre, non solo in questa realtà napoletana, anche in Italia, perché è giusto che si aiuti chi ha più bisogno di noi, come padre, come imprenditore, come presidente, ma soprattutto da uomo di sport credo che lo sport possa far bene a questi bambini e quindi Carlino ci sarà sempre. Stiamo portando avanti tantissime iniziative sociali e questa di Jacked è un'iniziativa encomiabile perché porta il nuoto, lo sport in generale, vicino a quelle realtà più disagiate che sono bambini, che sono comunque realtà difficili. Abbiamo bisogno di riportare lo sport più vicino alle persone. Dopo un periodo di quasi 2 anni di allontanamento cerchiamo di avere una finestra verso il futuro, di aprire una finestra verso il futuro e sicuramente questa iniziativa con Federica Testimonial, che è anche una delle nostre punte, la capitana di Acqua Centurions, può essere una delle iniziative fondamentali per riaprire verso una normalità tanto auspicata.